Velocissimamente, si tratta del decreto Presidente della Repubblica, lo schema, che ha iniziato il proprio iter dopo aver avuto l'approvazione il 2 dicembre 2021 in conferenza unificata del PIAO. Si tratta di un intervento che riguarda le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Lo schema di DPR oggi all'esame si compone di due articoli. L'articolo 1, che abroga le disposizioni che vengono sostituite dal PIAO, e l'articolo 2, che modifica puntualmente i casi in cui non era possibile procedere con abrogazione, ma per adattamenti. Il testo è attualmente sottoposto anche parallelamente al parere del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari, che sono in attesa di ricevere per completezza di istruttoria le osservazioni che la Conferenza riterrà opportuno esprimere nella riunione odierna. All'esito dell'acquisizione di tutti i pareri, il testo sarà armonizzato con le osservazioni che saranno espresse, ivi incluse quelle pervenute dalla conferenza, e sarà nuovamente sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri. Speriamo di sopravvivere a tutta questa procedura, per quanto prevede la legge, e quindi adesso siamo all'acquisizione delle vostre osservazioni che sono già state istruite, in parallelo Consiglio di Stato e commissioni parlamentari. Si farà poi un testo unico che verrà portato in Consiglio dei Ministri per l'esame finale. Grazie. Grazie Ministro Brunetta. Presidente Fedriga, c'è Siamo intesa? partiti dell'intesa con le osservazioni e le proposte Certo. emendative contenute nel documento inviato. Ringraziamo il Ministro. Grazie, anzi. Sì, noi diamo l'intesa e consegniamo un documento che abbiamo già trasmesso comunque in sede di tavolo tecnico, perché c'è una dicotomia tra l'entrata in vigore del PIAO del 30 aprile, quella del DPR abrogazioni. Rischiamo di ritrovarci ad approvare un piano che poi dobbiamo riapprovare modificato. Quindi avevamo chiesto. Non so se il Grazie. Ministro vuole Sì, intervenire. grazie collega Gelmini. Anche qui brevemente. Il piano triennale è predisposto in coerenza con le risorse individuate nel bilancio dello Stato e da quelle derivanti dalle attività svolte per soggetti terzi ai sensi dell'articolo 3,6 dello Statuto. È composto di due parti: scenario del triennio, attività per il 2022. Comprende le attività già in essere al momento della sua redazione, che quelle che si prevede di realizzare nel triennio sulla base degli indirizzi e delle direttive del DFP e delle amministrazioni associate. Il piano triennale è redatto annualmente a scorrimento e quindi rappresenta almeno parzialmente l'aggiornamento di quello approvato l'anno precedente. In sintesi, l'oggetto, per capire di cosa tratta, assistenza alla digitalizzazione dei procedimenti, assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni, supporto al PNRR, modelli per l'implementazione di nuove modalità di accesso alle pubbliche amministrazioni per l'attuazione dei progetti PNRR, sviluppo di forme di coordinamento per la realizzazione dei progetti del PNRR, analisi, ricerca e studi utili all'impiego delle risorse del PNRR, elaborazione modelli di lavoro flessibile con particolare riguardo al digitale. In questi ultimi 2 anni, l'ultimo anno in particolare, come sapete, il Formez ha allargato il proprio spettro di attività, ha svolto attività di consulenza sempre più pervasiva nei confronti degli enti locali e ha provveduto a tutta l'attività di reclutamento susseguente alle modifiche di legge. Sta ampliando anche la sua base di rappresentanza, nel senso che e sono state acquisite ulteriori partecipazioni di regioni, di comuni e di province, quindi sta sempre di più diventando Formez l'agenzia al servizio delle pubbliche amministrazioni per quanto riguarda formazione, reclutamento e accompagnamento agli adempimenti previsti dal PNRR. Ho finito. Grazie.